Dobbiamo presentare un'altra persona? Chi? Sì. Prego, faccia. Continua la gara con un'esibizione di canto di Valeria Minerva. Valeria Minerva, guarda un attimo che faccio. Valeria, aspetta che adesso guarda che te trasformo quell'uomo tetro che prima è venuto, un po' particolare, oscuro, in una fanciulla. Aspetta al mio tre, che oggi ci siamo pieni di maghi. Il mago lo faccio io. Un, due, tre, simsalabim. Simsalabim. Il microfono dov'è? Mi portate il microfono? Simsalabim. Eccola qua. Oh. Oh. Buonasera. Salve. Oh, mi è riuscito. È incredibile. 100.000 euro. Quando stanno? Non so, va bene. Prego, allora, come sta? Come sta? Parli al microfono, taccia per sempre. Come sta? Bene. Bene, lei da dove viene? Galatone. Galatone, salutiamo tutti i galatonesi? È così? Sì. Tutti gli amici di Lecce, tutti! Abbiamo tanti rappresentanti quest'oggi, abbiamo anche una fanciulla, pensate, che si è piazzata al nono posto nel settore giovani Web Sanremo 2 anni fa circa. Poi ci facciamo dire tutta la storia. A proposito, ricordati il curriculum, grazie. Sto scherzando. Allora, tu volevi dire qualcosa con una voce un po' particolare. Prego. Ah, solo questo mio, o puoi dirmi qualche altra cosa? Che so, puoi dire, fare uno... C'è qualche problema alla voce, alle corde vocali. Va bene, questo è Paperino? Paperino, Paperino. Va bene, allora... Bene, mi fa piacere perché così i bambini si divertono tutti. Lassù vi hanno... Lassù... Ci vedete di là? Yeah. Cosa ci canti? Cuore, di Rita Pavone. Ok, in bocca al lupo, vai. Stai soffrendo, cosa posso fare per te? Mi sono innamorata, per te pace non c'è. Bene, bene, com'è andata? Ma hai sputato però, Sto scherzando, grazie, ciao. Allora, bene, allora, primo ballo, primo canto, di regola, si torna al ballo. Voglio dire una cosa, guardate questo signore, sono 3 ore che sta con questa cosa qui. Si chiama Steadicam, non è vero? Steadicam. Tradotto,
tradotto è telecamera esattamente sulla spalla, sulla spina dorsale, su tutto, di più praticamente. E chi la manovra è il nostro George Clooney, Nicola Falco, un applauso per lui. Poi presenteremo man mano tutti gli altri. Ho visto una cosa, zamp! Un operatore che ha una maglia del genere non si può vedere con lo zamp. Ah, stai là, ti piglio, un microfono. Allora, sotto a chi tocca? Adesso è il turno di Anna Farnese con un'esibizione di ballo. Bene! Anna Farnese, eccola qui! Prego, lei da dove viene? Ecco, adesso ti arriva la voce come... Prego, vediamo. Da Giovinazzo. Non c'è, adesso. Si è capito solo zo. Cortesia. Ma che ridete? Che ho detto qualcosa di male. Da dove? Da Giovinazzo. Bene, allora, da Giovinazzo. Io ringrazio tutti coloro che, ecco, che ci hanno ospitato nel corso delle varie, dei vari casting in tutte le sedi. Poi noi citeremo naturalmente tutte le scuole che hanno aderito al nostro progetto. Tu vieni da? Da che scuola? Cuban Club Bari di Giovinazzo. Cuban Club Bari di Giovinazzo, dove ci sono stati anche dei provini, in via Eustachio 11, quando mi dicevano, ma dov'è sto via Eustachio? È una parola. Dei pressi del via Eustachio mi dà di gelato, di una cosa del genere. Comunque, va bene. Allora, adesso, lei cosa fa? Balla, canta, che deve fare? Devo ballare una coreografia di pop. Una coreografia di pop, chi l'ha preparata? La mia maestra Antonella Palermo. Che noi salutiamo. Sì. Noi salutiamo. Prego. Molto bene, Anna Farnese, che pezzo era questo? Pezzo di pop, pezzo di pop, no, non ho bisogno del titolo, ci capisco nulla io, grazie, ciao. Allora, adesso dobbiamo presentare il prossimo concorrente, fatelo, non vi preoccupate. E i bambini, servono gli applausi ai bambini, è naturale, vedo degli amici nel parterre, saluto tutti, ciao Luciano e moglie, ciao, benvenuti, vedo qui in prima fila. Di solito quelli che stanno in prima fila sono tutti quelli più inquadrati, quelli che tornano a casa e si vede di tutto, si vede di tutto. Quindi quando state seduti così, ogni riferimento è puramente casuale, poi quando vi toccate le dita, le unghie, quando ve le magnate,
Bella. Va bene. Complimenti a lei, molto abbronzato. Allora, sotto chi tocca, cara Alice? Tocca adesso con un'esibizione di canto ad Angela Tenerelli. Angela Tenerelli! E scopriamo... Mi piace questa bambina che passa davanti. Scopriamo il capitano. Dovete sapere, tu sei il capitano, non è vero? Parla al microfono. Sì. Oh, come si stanno comportando i tuoi amici? Bene. Bene? Li hai già disciplinati? Hai detto a loro che non potete gridare? Hai detto a loro che non potete dire nulla? Le parolacce non si dicono, perché voi bambini non le dite, ma comunque lo ricordiamo. Hai fatto la scuola? Gliel'hai detto? No, ah, non gliel'hai detto? Però non l'hanno detto. Ah, vabbè, non ti preoccupare. Quanti anni hai? Sette. Cosa vuoi dire adesso? C'è qualcuno che ti sta guardando, qualche amico, qualche familiare? Sì. Vuoi salutare qualcuno in particolar modo? Che non so, guarda, ti sta, vedi la telecamera in questo momento? Vuoi dire a qualcuno qualcosa? Alla mamma, al papà? Ecco, vieni, avvicinati. Giorgio, capito? No, se mi avvicino, mi mangio un lupo. Allora, vuoi dire qualcosa? No. Mi sono pigliato tutto sto tempo. Mi sta facendo... Vabbè. Va bene. Tu sei cantante, non è vero? Sì. Cosa ci canti? Se bruciasse la città. Se bruciasse la città. Va bene, se bruciasse la città. Prego, un applauso. Signorina, mi scusi signorina, facciamo un applauso intanto a questa signorina. Ora la vorrei trasformare nell'uomo di prima, è possibile? Va bene? Lo facciamo dopo. Si chiama Miriam. Che a maggio un uomo sposerai, ma sei fondo il cuore tuo, c'è una ragazza sei. Se bruciasse la città, Open.
standing ovation per questa bambina, grazie, ciao! Ciao, 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 vieni qui Alice. Allora, perché ridete? Io adesso devo fare simsalabim, Miriam, voglio che sia che diventi nuovamente uomo. Balletto, un, due, tre, via! Eccolo che arriva. Ora, no. Allora, aspetta. Lei è sposato? Sì. Con quale devo parlare, mi succede? Con questo? No. Lei che è il capo, non lo sa manco lei con quale deve parlare. Con questo. Parli. Lei è sposato? Sì. Sa che in questo momento sua moglie potrebbe chiedere il divorzio ufficiale? Perché? Perché lei è presente qua, non si è fatto la barba. Sono al lavoro. Allora, facciamo una cosa. Le piace la parte? Le piace la prima volta che lei adesso si esibisce davanti? Non le chiedo di cantare, però le chiedo una cosa. Siccome dobbiamo dare i consigli utili alla regia per qualche minuto, dobbiamo farlo in questo momento velocemente, altrimenti la regia ci chiude e quindi non abbiamo i tempi pubblicitari, i tempi come al solito televisivi. Quindi lei mi deve annunciare la pubblicità. Signori e signori, la pubblicità. Vada, vada, vada.